nostro esperto d'armi Augusto Paiella ci illustra alcune delle tappe più significative della storia del fucile da caccia. Tutto questo periodo, fino al 1871, parliamo di fucili a cani esterni, non di hammerless. Quindi i cani esterni si vedono. È dalle menti e dalle intuizioni di James Pardy, vecchio e giovane, che si sono realizzati negli anni fucili come questi. Fucile Pardy del 1872, con apertura ricavata nella guardia dei grilletti. Fucile Pardy ad una canna rigata del 1874, con apertura sistema rotary under lever. Fucile Pardy a canna rigata del 1886, calibro 8. Fucile di Pardy del 1894. Coppia di fucili gemelli di Pardy fatti nel 1894 con estrattori automatici. Fucile Pardy del 1922 per tiro al piccione. Nel 1871 abbiamo il primo fucile a cani interni, quindi spariscono i cani esterni. Marcot di Highmarket introdusse il primo hammerless gun, il Marcot's Mouse Trap, trappola per topi, letteralmente. Aveva una forma sgraziata, brutta, però era importante perché segnava la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra epoca. Siamo nel 1871, il primo fucile a cani interni di Marcot ha percussione centrale retrocarica. Ecco, è interessante così a colpo d'occhio confrontare questo fucile e quest'altro fucile, dove abbiamo ancora il cane pietra, martellina, focone, avancarica. Tra questi due fucili sono passati 65 anni e c'è l'evoluzione del fucile da caccia da pietra a percussione centrale retrocarica. Ma ancora più importante è la data del 1875, quando Anson e Dele hanno brevettato un fucile a cani interni, che è stato il primo fucile veramente affidabile, moderno, e che è rimasto praticamente invariato dal 1875 ad oggi, e che ha permesso l'uso del fucile in così ampio mercato. L'ha reso disponibile a tutti, l'ha reso affidabile, funzionale, e ha permesso di dare un fucile affidabile, diciamo, per tutte le possibilità. Diciamo, poteva essere un fucile semplice, economico, poteva essere un fucile di altissimo pregio, sempre ugualmente affidabile, perché il sistema che utilizzava, inventato da Anson e Dele, era un sistema fondamentalmente semplice, dove i costituenti del fucile erano un numero ridotti, facilmente realizzabili, e per la prima volta era inventato il sistema di armare il fucile con l'apertura delle canne. Ecco, questa è la chiave di questa importante invenzione. Vedremo più avanti come funzionava il sistema Anson e Dele. E facendo ora un evidente salto in avanti nel tempo, parliamo doverosamente anche dei fucili a canna rigata usati da molti appassionati per altri tipi di caccia. Piccoli collezionisti, ma grandi appassionati. È il caso di Claudio Chiappa, che ci ha gentilmente ospitati nella sua casa di Brescia per mostrarci alcune delle sue armi pregiate. Io sono un appassionato di armi e collezionista, per lo più di armi rigate. L'arma rigata mi ha sempre appassionato molto sin dalla tenera età. Ancora da ragazzino ho cominciato con le aree compresse
e da lì non ho più smesso. È stata anche la mia vocazione per la caccia di montagna a indirizzarmi più verso le armi rigate. E poi per me avevano un pregio particolare, anche perché mi è sempre piaciuta molto la balistica. E quindi nella mia collezione, che si avvale anche di diversi pezzi di armi ad anima liscia, anche di pregio, però la parte preponderante è rappresentata da armi rigate. E io ne ho tantissime che vi posso mostrare, tra queste ce ne sono alcune un po' particolari. I calibri sono i più disparati, ne ho di tutti i tipi. La contrapposizione tra i calibri ad alta velocità, di cui il capostipite fu Weatherby, che predilesse questi calibri perché capì che sull'effetto balistico terminale la cosa prioritaria nello shock su animale era la velocità della palla. A questo si contrapponevano gli inglesi, che invece, soprattutto con gli Espers, fecero dei calibri a velocità più ridotta ma con un peso di palla decisamente superiore. Io posso farvene vedere qualcheduna, non sono tutte, le mie armi sono circa, tra quelle selezionate, una cinquantina. Ecco, tra quelle che io prediligo e alle quali tengo di più è, ad esempio, anche se è un'arma tra virgolette di quelle commerciali, c'è una carabina di Weatherby che a me piace tanto, perché è un modello molto raro. Ecco. Questo è un calibro 378 Weatherby Magnum. È un calibro dalla potenza terrificante e soprattutto anche dalla velocità terrificante. Ha lo stesso bossolo di calibri Weatherby che portano palle di dimensioni maggiori, dal 416 e dal 460. Questo stesso bossolo in questo calibro permette di poter insidiare ugualmente bufali cafri, elefanti, rinoceronti e tutti i grossi animali d'Africa, ma anche al contempo di poter effettuare dei tiri a grande distanza qualora si presentasse l'occasione di insidiare una grossa antilope a 200-300 metri. Non è un'arma comune, perché a differenza delle altre Weatherby, questa è quel modello molto di produzione molto limitata, che si chiama Custom, e che oltre ad avere delle caratteristiche particolari nelle mire e nei mirini, presenta il classico quarter rib, che è questo mirino inglese che tanto piace a tutti i collezionisti, ha delle bellissime incisioni su tutto il castello dell'otturatore e soprattutto, come chicca, presenta questo inserto nella pala del calcio, che è rappresentato da una testa di elefante che barrisce e che si dice che abbia addirittura le zanne riportate in vero avorio. Ad esempio, un'altra carabina Weatherby molto potente è questa, che è in calibro 460, è uno dei calibri più potenti che c'è in commercio. E adesso ci sono dei nuovi calibri Wildcat che lo hanno superato leggermente, ma fino a poco tempo fa era considerato in assoluto il calibro più potente. Il rinculo è molto pesante da sopportare, però la ditta lo serve di serie con un freno di bocca. Questo freno di bocca si chiama Pendleton, è quello effettuato con elettroerosione. A differenza di quello che si vedeva nella carabina precedente, che è quello con le finestrelle, tipo, per intenderci, il freno di bocca che usa la Blaser, questo qua è il Magnaport. Sono freni che tolgono, più che altro riducono il rilevamento dell'arma. L'effetto di riduzione sul freno vero e proprio è un po' limitato. L'effetto massimo si ha su un altro freno, che è la Q-Brake, che è questo, con questi fuori molto grosso. Esteticamente, purtroppo, lascia un po' a desiderare, ma sul campo ha dei risultati che sono veramente incredibili. Oggi questo freno permette di cacciare con i calibri più pesanti, col 378, col 460,
e di sparare senza problema. Questa è in assoluto della produzione di Casartelli una delle più belle, e il modello takedown nella versione movimento corto. Era un movimento Mauser DVM accorciato per i piccoli calibri tipo 243 Winchester o 22-250. Questo ha una calciatura eccezionale, molto raro da trovare nelle armi di Casartelli, perché lui, a differenza di tanti altri costruttori, prestava particolare attenzione alla meccanica e al vestito del fucile. Prestava un'attenzione secondaria, quando invece, al contrario, tanti altri costruttori vestono molto bene delle armi che meccanicamente sono molto limitate nel pregio. Questa arma ha la caratteristica di essere takedown, che vuol dire con un cacciavite apposito che lui forniva agli acquirenti, il proprietario può smontare la carabina e rimontarla svitando una unica vite. Per poter fare questo e garantire ancora una notevole precisione, bisognava che l'accoppiamento, l'incassatura della canna con il calcio fosse perfettissima. Diversamente, togliere la canna e rimetterla implicava una perdita di precisione e spesso il dovere ritarare nuovamente l'arma. Io posseggo diverse carabine di Casartelli takedown, le ho smontate e rimontate, un'arma che io ho preso, ho tenuto 11 anni nella bacheca prima di usarla, togliendo il cannocchiale e rimettendolo, togliendo la canna e rimettendola più volte. Dopo 11 anni sono andato a caccia in Africa e quando l'ho montata e ho sparato, l'arma andava in centro ancora, come l'avevo tarata. Ringraziamo Claudio Chiappa e torniamo dal nostro esperto Augusto Paiella. Adesso vediamo come funzionava questo sistema Hanson & Daly realizzato in un box locks, cioè box locks, un fucile fatto, diciamo, letteralmente era un sistema ricavato in una scatola che poi era la bascula del fucile. Hanson & Daly erano due dipendenti della West Richard. Il brevetto è del 1875-1025 maggio. Hanson, uno dei due, poi non ha avuto molto successo, si è messo per conto suo, non ha avuto un grande sviluppo, mentre Daly è stato gradualmente il manager della West Richard e poi è diventato il maggior azionista e ha avuto anche altre invenzioni, eccetera. Vediamo come funziona il sistema Hanson & Daly, che è alla base di quasi tutti i fucili, le doppiette, a parte Holland-Holland, che poi vedremo qual è la differenza, che noi vediamo ai nostri giorni. Il sistema Hanson & Daly si compone di poche parti. Vediamo quali sono queste parti e come interagiscono fra di loro per il funzionamento del fucile. Questo è il grilletto, questa è la leva di scatto, questo è il cane noce, la molla principale e la leva d'armamento. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 componenti. Vediamo che il fucile è chiuso, pronto allo sparo. Quindi la molla è caricata, il cane è abbassato, premendo sul grilletto, azionando quindi la leva di scatto, si abbassa il cane azionato dalla molla e il colpo parte. Il 1875, dicevamo, una data importante perché viene perfezionato il primo sistema, il primo meccanismo di un fucile a retrocarica, a percussione centrale, che diventerà poi di pubblico utilizzo, di utilizzo generalizzato. Nel 1878-1882 c'è il passaggio dalla polvere nera alla polvere bianca. Nel 1890, e qui ritorniamo a quello che dicevamo prima, ci furono le prime prove e quindi i primi marchi dai banchi di prova per l'utilizzo della polvere bianca. Nel 1900 abbiamo l'utilizzo generalizzato della polvere bianca. E siamo già, diciamo, nell'era moderna del fucile da caccia.
Nel periodo che va dal 1875 al 1900 ci sono altri sistemi che vengono implementati, il sistema Holland-Holland e altri. Lasciamo Holland-Holland e torniamo ancora una volta da Claudio Chiappa, che ci mostra una carabina molto conosciuta. Questa tra le armi, diciamo, più o meno di serie, è un'arma per la quale io ho una particolare predilezione. Si tratta della Steyr modello Manica Schönauer. Intendo quelle, le vere Manica Schönauer, quelle che sono state prodotte fino a circa il 1970. La produzione che è seguita dopo non aveva più nulla a vedere con queste. Perché mi piace molto quest'arma? Perché tanti cacciatori e anche tanti collezionisti possono venirne, o ne sono in possesso, o possono venirne in possesso trovandone in giro per le varie armerie, perché è un'arma che io considero veramente bella, ma che è ancora accessibile, si trova a dei prezzi ragionevoli, e è un'arma di tutto rispetto. Meccanicamente la considero tra le più belle armi carabini in assoluto che si possono trovare. Questo è il modello 1903, la Mannlicher ne ha fatte tantissimi. Tutti i modelli che la Mannlicher ha fatto prima della Grande Guerra erano quasi tutti modelli che avevano la caratteristica di riportare solo calibri Mannlicher. Perché era una carabina molto bella? Perché aveva questo movimento che si chiama il movimento costruito dal famoso cavaliere Ferdinand Ritter von Mannlicher, che ha la particolarità di essere un movimento che ha una scorrevolezza e una dolcezza di movimento infinita, incredibile. A questa Otto Schönauer, che era il direttore, diciamo l'ingegnere capo della fabbrica Steyr, commissionò questo movimento. Otto Schönauer, per contro, è l'inventore di questo bellissimo caricatore, che è un caricatore girevole, che ha la particolarità di essere ricavato dal pieno e di essere piuttosto stretto e di permettere di dare al legno una linea molto particolare. Tutti questi movimenti erano tutti in acciaio e tutti ricavati dal pieno. Ne ha fatti tanti la Mannlicher di modelli e c'è anche una certa confusione. Il primo modello fu il 1900, ma era un modello semi, una versione civile di un'arma militare, delle armi militari svedesi e greche. Il primo vero modello di Mannlicher è stato il 1903, questo qua, che era fatto in 6.5x54 Mannlicher. A questo seguì il modello 1905, che era fatto in 9x56 Mannlicher. Poi seguì il modello 1908 in 8x56, sempre Mannlicher, fino al modello 1910, che è un modello che prese molto piede in Inghilterra, perché era calibrato nel 9.5x57. Il fatto che fosse un 9.5x57 permetteva a questo calibro di avere una certa potenza in più, tale da poter insediare i grossi animali d'Africa, e gli inglesi ne fecero un grande uso durante l'epoca d'oro del colonialismo inglese in terra d'Africa, tant'è che lo fecero loro come calibro, producendone un analogo con una numerazione anglosassone, che era il 375 Nitro Express Rimless, altro non era che il 9.5x57. Ecco, in particolare questa arma è la versione Stutzen, cioè con la scalciatura che non si ferma a metà della canna ma sale fino alla volata. È un modello che veniva usato molto dai cacciatori delle nostre Alpi. Ringraziamo Claudio Chiappa e torniamo dal nostro esperto Augusto Paiella. Mi sono soffermato sul sistema Hanson & Daly perché il tema con cui siamo partiti, e cioè il fucile da caccia bello che io ho utilizzato per andare a caccia, che è un West Richard, si basa sul sistema Hanson & Daly con degli
improvement, con dei miglioramenti importanti che adesso andremo ad analizzare. Il fucile di West Richard con le batterie smontabili a mano è stato brevettato nel 1897, brevetto 17.731. E rispetto a quelli che abbiamo visto prima, c'è una componente in più che non abbiamo analizzato, che è l'appendice per l'azionamento e lo svincolo degli estrattori automatici dopo che è stato sparato il colpo. Molte volte noi vediamo che il fucile di West Richard ha anche fornito all'interno della cassetta una scatolina con dentro delle batterie di ricambio. Ecco, siamo arrivati quindi a una conclusione che partendo agli inizi del 1800 con il fucile a pietra, siamo arrivati alla fine del 1800, inizi del 1900, dove di fatto abbiamo toccato le maggiori invenzioni, i maggiori passaggi, i più importanti passaggi dell'arma moderna, che ci ha portato al fucile a retrocarica, a percussione centrale, moderno, che sostanzialmente è rimasto invariato fino ai nostri giorni. Poi ci sono stati dei miglioramenti, delle piccole modifiche, eccetera, ma di fatto il fucile è rimasto inalterato. La storia armiera deve quindi il suo sviluppo e la sua perfezione a molti valenti artigiani, tra i quali spiccano i nomi di Manton, Forsyth, Lancaster, Greener, Le Fouchot, Anson e Daly, solo per citarne alcuni, e poi tanti, tanti altri. Ancora una visita, questa volta nel Lazio, a casa di un altro appassionato d'armi rigate. E passando dalla doppietta a canna liscia a quelli a canna rigata, sono diventato un amante e uno stimatore dell'Express. Express, come lo definì James Pardi. James Pardi costruì nel 1856 un fucile per cervi rossi, al quale diede il nome di Express Train, che a quei tempi era sinonimo di velocità. Da allora entrò nell'uso comune il termine Express per indicare una doppietta rigata con proiettile veloce. Per quanto riguarda i calibri, di questi quattro fucili, due sono di origine britannica, e cioè il 300 Holland Holland e il 416 Rigby, mentre gli altri due calibri sono di origine germanica, e cioè l'8x68 e il 9x3x74. Queste quattro doppiette sono tutte di costruzione di validi artigiani. Tre di italiani, Perugini e Visini e Zanardini, e uno da un valente artigiano di Ferlach, tale Karl Hauptmann. È un fucile molto bello in 8x68. Questo è un Perugini e Visini, noto artigiano di Brescia. Questo è un fucile della Mapitz di Zanardini in 416 Rigby. Questo ancora è un fucile di Zanardini 9x3x74. Calibri citati sono tutti stati inventati nei primi anni 30 del 1900,
Con questi quattro calibri si possono cacciare con successo tutti gli animali di grossa mole, sia europei che africani. Torniamo ora dal nostro esperto Paiella per vedere brevemente alcuni fucili da collezione. Ecco, nella breve presentazione che abbiamo fatto prima dell'evoluzione del fucile abbiamo parlato di un periodo del fucile a cani esterni. Ecco, questo è un esempio di un fucile inglese a cani esterni del 1894. Questo è un P. Whibley, P. Whibley and Son. Ha delle batterie a pera, delle Highland, con la molla indietro, con due ramponi passanti, bascula arrotondata, un cane molto piccolo, con la testa di bambola, che funziona più o meno sul sistema di West Richard, è all'incavo con il perno che si muove longitudinalmente, ed è un fucile molto fine, leggero. Questo fucile P. Whibley si chiama così ed è stato fatto in un periodo di transizione prima che Whibley e Scott si mettessero insieme per fare Whibley e Scott. Quindi per un periodo i vecchi fucili fatti da Whibley venivano marcati ancora con il nome Whibley, e questo è uno di quelli. Un altro fucile a cani esterni interessante è questo. Questo fucile è un John Dixon and Son. Questo fucile è stato fatto a Edimburgo da John Dixon, il periodo è anche questo fine Novecento. Ha una particolarità questo fucile, ha una bascula marcata Purdey ed è stata brevettata da Purdey, ma non è una bascula di Purdey, è stata brevettata con un brevetto, c'è il nome adesso non me lo ricordo, di Purdey. Ha la particolarità di avere dei cani molto ristretti e non vanno, contrariamente a quegli altri, una volta armati sotto la linea di mira del fucile. Era ancora un sistema che poi fu migliorato, perché con quegli altri, per esempio, noi abbiamo visto che se si aprono i cani si va sotto la linea di mira, e questo permetteva di avere una migliore visibilità durante lo sparo. Questo fucile ha una particolarità, ha un sistema di svincolo della stina nascosto. Ecco, è nascosto nella parte di sotto, però ha un sistema Hanson di svincolo della stina e non si vede. Quindi uno che non lo vede sembrerebbe che questo non ha sistema di svincolo, invece ce l'ha nascosto nella parte di sotto. Ha le canne in damasco, e non so se si riescono a vedere, hanno una tessitura abbastanza fine, anche se non è tra i più fini. E qui siamo di fronte a un fucile inglese moderno. Non è bello come gli altri, è sempre un bel fucile, però evidentemente ha caratteristiche estetiche molto, molto diverse. Questo è un Thomas Wilde, è un fucile da botte e ha le camere da 3 pollici, si può sparare fino a 42 grammi, è un fucile molto pesante ed è un fucile da botte a cani esterni, è fatto recentemente, questo credo che sia degli anni 30, degli anni 40, non oltre. Ecco, questo fucile è basato sul sistema Martini. Martini è un sistema blocco cadente, funziona in questo modo. Ecco, azionando questa leva si abbassa questa parte del fucile e alzandola si rialza. Ecco, quando che è abbassata si inserisce la cartuccia nella canna, poi si alza, si toglie la sicura e si spara. Questo è un GP, Greener GP Gun, che significa General Purpose, cioè un fucile tuttofare che si utilizzava essenzialmente nelle colonie inglesi, dove non c'era possibilità di assistenza, di armaioli eccetera, per cui c'era bisogno di un'arma che potesse essere utilizzata sempre.
Nella prossima, quarta ed ultima puntata di questa miniserie parleremo del mercato che hanno queste armi fini e sentiremo anche il parere da alcuni qualificati armieri bresciani. Thank you.